Buongiorno, buongiorno, sono qui sotto casa della nostra Bidella Vinteria. Sono sceso un attimo per fare questo video per spiegarvi come funziona. È stata mandata una giornalista che ha già sperimentato il siero, quindi non dà permesso di parola a chi non è sottoposto a siero. Quindi cosa succede? Che abbiamo avuto un lungo dibattito, una bella discussione, accesa ma anche divertente, perché lei testimonia che assolutamente va fatto, è stato convertito in legge, quindi obbligatorio e tutte queste cose qua. Alle 17 è stata presentata direttamente nel programma della D'Urso, alle 18 interverrà con quello che voleva dire e quello che vorrà dire. Io ho già parlato con lei, è molto convinta, sa bene come funzionano le cose, quindi farà una chiara testimonianza di disappunto a tutto quello che sta accadendo. Ha dichiarato anche chiaramente che se non la lasceranno parlare interromperà l'intervista. E quindi niente, siccome non mi è stato permesso di parlare perché sono stato giudicato per l'ennesima volta novax, hanno deciso di tirarmi fuori. Come ripeto, ero stato convocato qua perché la signora aveva bisogno di un sostegno, di una mano, no? Per poter discutere la situazione. Nel frattempo sta arrivando l'avvocato. Noi siamo lì per testimoniare quello che realmente sta accadendo e più tardi vi farò una diretta dentro la diretta, giusto per farvi capire come vanno realmente le cose e cosa sta succedendo, proprio per evitare che taglino quello che sono le affermazioni di questa signora, che sono molto importanti per capire cosa come funziona e cosa potrebbe succedere più avanti. Quindi vi invito ad ascoltare e divulgare, in modo che abbiamo una prova in più e una certezza di quello che sta accadendo. Adesso ritorno nell'appartamento per andare a testimoniare ciò che sta accadendo. A più tardi, ciao ciao.